informazioni relative e rivolgersi allo stesso ufficio. Successo ieri sera al Teatro delle Industrie della serata con Miss Italia e l'Alta Moda. Vediamo un ampio servizio di Elisabetta Uccelli. A teatro con Miss Italia è stato il titolo del terzo grande appuntamento mondano nella splendida e rinnovata cornice del Teatro degli Industri di Grosseto. Un importante evento che ha visto un fortunato connubio tra moda, musica, costume, bellezza e solidarietà, dal momento che l'intero incasso della serata è stato devoluto al Comitato per la Vita. Obiettivo? La realizzazione del reparto di radioterapia all'ospedale della Misericordia di Grosseto, i cui lavori peraltro sono già iniziati. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Grosseto con la collaborazione di AD Earth System, si è aperta con il talk show condotto da Giancarlo Capecchi. Ospiti del salotto grossetano: Rosangela Bessi, Miss Italia 90, Gloria Zanin, Miss Italia 92, Alessandra Meloni, Miss Italia 94, Giovanna Culicchi, Miss Grosseto 97, Romina Roggi, Miss Ingambissima 94, Susi Agnolini, Miss Toscana 94, Fulvio Carbone, psicologo di Rai 1 e delle aspiranti Miss Italia, ed infine Tullio Parronchi, art director fiorentino. Si è parlato in vario modo del concorso di bellezza più famoso d'Italia attraverso le opinioni e i racconti delle ex reginette della bellezza italiana e anche delle altre ragazze che purtroppo hanno vissuto l'esclusione dal titolo. C'è stata molta sincerità da parte di tutti gli ospiti, che hanno regalato al pubblico le proprie testimonianze di un vissuto, con emozioni, aspettative e delusioni di chi ha tentato di emergere attraverso Salso Maggiore. Ma io ho partecipato al concorso perché insomma avevo voglia di fare qualcosa di diverso, perché mi stavo annoiando, quindi diciamo che è stato praticamente per caso, non è una cosa che ho cercato. Cosa ti ha aperto per quanto riguarda le prospettive sul lavoro, vincere Miss Italia? Io ho iniziato proprio a lavorare come modella dopo il concorso di Miss Italia, non avevo avuto altre possibilità, quindi per me era proprio l'unica possibilità per poter conoscere qualcuno e poter capire che cosa voleva dire lavorare nell'ambito della moda e dello spettacolo. Beh, sinceramente non mi aspettavo di vincere, alla fine tutto era nuovo, quindi non mi aspettavo niente da questo concorso. Ogni esperienza, ogni giorno che passava era una novità, perché siamo portati a conoscere sempre gente nuova, a fare cose diverse da quelle che facevamo prima, perché anch'io studiavo prima e quindi conducevo una regolare vita da studentessa. E poi sono passata a vivere in un altro mondo, in un altro ambiente, che mantenendo sempre quello di prima. Le conclusioni comunque le ha tratte Fulvio Carbone, dalle quali è emersa una rassicurante quanto pulita immagine delle aspiranti al trono di Miss Italia, un po' per la semplicità anche con cui vivono questa esperienza, contrastata però dalla pesante pressione familiare a cui spesso sono sottoposte. Vincere non è sempre una fortuna, anche perché si sa, il titolo dura solo un anno e dopo bisogna camminare con le proprie gambe. L'indicazione data dal dottor Carbone era diretta quindi ai genitori. Partecipare a Miss Italia, ha detto, non si può consigliare, ma non si può neppure proibire. Quante di loro si avvicinano a questo mondo per ambizione personale, quante per ambizione familiare? Tutte per ambizione personale, ovviamente. Una parte sicuramente perché spinte forse eccessivamente dalle famiglie, e devo dire che negli ultimi anni mi sembra molto forte anche la presenza dei padri, sì. Perché tradizionalmente assistiamo appunto alle mamme che proiettano eccetera eccetera, in realtà c'è questa nuova figura emergente, vedremo come trattarla. Dopo l'intervallo in cui la protagonista è stata Martina, una giovane promettente cantante grossetana, ha seguito una sfilata di moda con griff internazionali i cui modelli sono stati presentati dalle miss stesse. Il fulcro è stato il mix tra eleganza sofisticata e ricercatezza, da cui si sono evidenziate tendenze diverse spaziando dalla Russia siberiana all'India dei Maharaja fino al gran lusso degli abiti da sera. Jean-Louis Scherrer, Louis Ferraud e Anne Morie hanno firmato questa prima parte del défilé. Poi, mentre le modelle si preparavano per il gran finale, il pubblico ha ascoltato con entusiasmo l'esibizione di Tom Sinatra, un vero virtuoso della chitarra classica, conosciuto al grande pubblico per essere stato ospite fisso alla trasmissione I Fatti Vostri su Rai 2 e che ha suonato dal vivo due brani come solista, riscuotendo il consenso di tutti. E poi
hanno concluso la serata le spose di Maria Grazia Certini, tutte in bianco tra cascate di tulle, raso, organza e pizzi che hanno fatto da cornice al modello di punta, uno splendido abito da gran sera, bianco e nero. L'incontro si è così concluso con successo e soddisfazione da parte degli organizzatori, del presidente del Comitato per la Vita Silvio Battistini e del sindaco di Grosseto Alessandro Antichi. Prossimo appuntamento sabato 14 marzo con L'arte della fuga di Bach, rivisitata da Hans Eberhard Dentler. Bene, adesso parliamo di sport e vedremo tre servizi di